60 Seconds del weekend, buon sabato, buona domenica a tutti amici. Oggi voglio parlare di sport perché sono reduce dalla sprint race, prima volta nella storia della Formula 1 in cui la pole position, che di fatto non c'è stata oggi, dai, diciamo la verità, è stata assegnata o se preferite trasformata in una mini gara di 17 giri, 25 minuti. Un obbrobrio, un'inutilità, una noia. Adesso io capisco il tentativo molto all'americana di cercare per forza delle formule di spettacolo, però se c'è qualcosa che è immutabile, immortale, è quella sfida all'OK Corral, al più veloce, no? È la capacità, la freddezza, il guizzo, il momento, il secondo, l'attimo, il soffio del campione del fuoriclasse. Insomma, non fatemi tirare fuori nomi, ma chiunque abbia vissuto anche solo una volta davanti al televisore l'attesa per l'ultimo giro di Ayrton, ma che vi devo dire di sta roba che ci hanno fatto vedere oggi? Con questa meraviglia poi finale del giro d'onore nella cabina telefonica. Adesso qui non si tratta di essere americani, europei, giapponesi, thailandesi, indonesiani, si tratta di avere innanzitutto rispetto per la tradizione, il che non guasta in generale. E poi se proprio ti devi inventare qualcosa, magari testalo in F2 prima di fare idiozie inguardabili. Cioè, c'erano quei poveracci anche di Sky che commentavano, saluto l'amico Carlo Vanzini, che cercavano di dare un senso al tutto, ma quando il senso non c'è, è vero, ridateci la pole position. Il dramma sapete qual è? Che lo rifaranno, a meno che non venga cancellato, come mi auguro, proprio a Monza. Che dolore. A domani.